Alleanza per Lecce per il Salento è ufficialmente in campagna elettorale per sostenere il suo candidato sindaco Paolo Pagliaro. La scelta, unanime, è arrivata al termine dell'assemblea convocata per decidere la strada da intraprendere. Candidatura che Pagliaro è pronto a confrontare con quella del sindaco uscente Paolo Perrone, come prevede il secondo punto della mozione unificata che le varie anime di APL hanno prodotto dopo una settimana di confronto, che ha fatto la sintesi tra la corsa solitaria voluta e poche ore dopo ribadita da Antonio Buccoliero e quella con il centrodestra chiesta dal Movimento Regione Salento. Ma non è tutto qui, perché Pagliaro dal palco lancia una sfida precisa e netta a Perrone. Se Perrone non accetta questa sfida, lui, se una persona seria e vera, deve fare un passo indietro nel nome dell'unificazione di questo sentimento moderato. Deve fare un passo indietro per aprire realmente la nuova fase del centrodestra, la fase della conciliazione, del dialogo, della mediazione, dell'educazione e del rispetto per il prossimo. Perché bisogna pensare all'unificazione del centrodestra in questa città, perché il ceto moderato, il ceto che rappresenta la maggioranza di cittadini di Lecce, non ha nessuna voglia di consegnare a questa città alla sinistra e al centrosinistra. Non solo centrodestra, APL infatti apre subito alle altre forze politiche moderate. Siamo apertissimi ad altre forze moderate, liberali, meridionaliste, territoriali. Noi non abbiamo rancori, veti, veleni, nulla. Noi ci proponiamo di unificare questo centrodestra insieme agli amici del Terzo Polo, insieme all'UDC, al FLI, a Io Sud. Chiederemo il voto a testa alta, dice Pagliaro, alla sala gremita dell'Hotel President, in cambio non di una promessa, ma di un nuovo modus vivendi. Amministrare, spiega, significa entrare nelle case, parlare con la gente, conoscere nel dettaglio cosa fa un consulente e fare scelte come smantellare il filobus, perché, ha detto, è una truffa. Cominciano così i prossimi 3 intensi mesi di APL. Vogliamo che il bisogno di questa città si trasformi in solidarietà, ma vogliamo fondamentalmente che la gente intraveda in noi una speranza per un futuro migliore.